E allora si comincia. Questa è Prato, San Maurese, poi Lombardi. Lombardi che sbaglia anche però Nicoli il cross. Attenzione, Merlonghi, colpo di testa e la palla in rete. Segna sempre e soltanto Merlonghi. E che gol al minuto 17. La San Maurese è avanti al Piero Torrini di Sesto Fiorentino. Segna Merlonghi. Il tocco dentro a cercare un compagno, la soluzione verso la porta, vediamo, va verso la porta e lo fa bene perché c'è la traversa, l'attacco è ancora vivo, il Prato si salva, poi la rete della San Maurese. Il gol è annullato? Sì, gol annullato al 22esimo per gioco pericoloso, aveva messo dentro con la maglia numero 4 Benedetti. Gol annullato. La giocata dentro, Merlonghi, la palla arriva per la battuta da parte di Lombardi che si divora la rete del raddoppio. Ancora Alexic, si fa vedere Pardera, eccolo servito Pardera, il tocco è per Lugna, l'attacco è vivo, Lugna la mette, il suggerimento è per Maione si gira, Alexic, la rete, il pareggio del Prato, segna Bojan Alexic al minuto 39, è 1-1 al Piero Torrini. Segnalati, intanto attenzione, la battuta, Pagnini, rimpallone, la palla in area, mischia furibonda, poi riesce a intervenire in qualche maniera Romiti. E allora si comincia, questo è il secondo tempo di Prato, San Maurese. Tomaselli secondo me calcia, no, la butta dentro. L'attacco è vivo, attenzione, colpo di testa e la palla che finisce in rete, ma c'è il gol annullato Angeli. Gol annullato Angeli al 25esimo con il colpo di testa vincente, gol annullato. Lo rivedremo ovviamente con il nostro rallenti. Piero Torrini di Sesto Fiorentino. Attacca proprio Misuraca, attenzione perché la palla è buona, Merlonghi, rete, non ci credo, rete, ancora Merlonghi, al 46esimo il bomber Merlonghi, su una ripartenza, buggerà il Prato e realizza il secondo gol personale. La San Maurese passa durante il recupero. Una sconfitta amara per il Prato battuto in casa dalla San Maurese per 2-1, una partita finita male. È finita male perché poi l'hai dovuta inseguire fin dall'inizio, ho visto sbagliando troppo di nuovo tecnicamente, su un errore tecnico nasce il gol loro, e poi provi a recuperarla, provi a vincerla e quando provi puoi vincerla per una disattenzione la perdi, questa è la realtà dei fatti e questo per sottolineare che c'è ancora tanto da lavorare, io lo dicevo dopo le vittorie, continuo a dirlo oggi perché comunque il lavoro da fare è tantissimo per migliorare, per alzare l'asticella, per fare in modo e in maniera che si possa ottenere da partite come questa risultati diversi, l'unica cosa che si può fare è lavorare, ma lavorare più su un atteggiamento mentale, perché poi gli errori tecnici secondo me nascono da atteggiamento mentale, e probabilmente qualcosa da migliorare c'è. La San Maurese passa a Prato, vittoria per 2-1, un buon avvio, poi il Prato ha preso il predominio territoriale nel finale, il gol di Merlonghi ha fatto la differenza. Una lettura sulla gara? Beh, diciamo un gran primo tempo. Non inizialmente, abbiamo fatto un primo tempo importante, addirittura abbiamo fatto un secondo gol, secondo me regolarissimo. Poi abbiamo preso, penso, l'1-1 sull'unico tiro del Prato, il primo tempo abbiamo fatto un tempo molto bene. Poi il secondo tempo siamo andati in riposo sull'1-1, che secondo me ci stava molto molto stretto. È diventata una partita un po' più difficile perché abbiamo perso un po' le misure, avevamo giocatori tra virgolette contati, avevamo tre titolarissimi fuori oggi, due per infortunio, uno per influenza ieri sera e abbiamo un po' sofferto, ma abbiamo sofferto senza rischiare, qualche mischia, qualche traversone, ma parliamo che la San Maurese affrontava il Prato, insomma una grande squadra con dei cambi importanti, poi alla fine non ci siamo disuniti, abbiamo cambiato anche qualcosa a livello tattico e abbiamo fatto il 2-1 secondo me con un'altra gran giocata di un giocatore, un vecchietto importante, che si toglierà delle grosse soddisfazioni anche se non era abituato a farla attaccante.